Finanza, quella giusta, rossa, con la bordatura di pelliccia bianca. Babbo Natale, sei qui e ti ringraziamo perché vogliamo, a te che porti i regali, li distribuisci da sempre, fare un omaggio. Sì, a te, proprio a te, un omaggio speciale da parte di meravigliose creature che sanno che in questo periodo dell'anno tu sei il più grande personaggio del mondo fantastico. E allora ti prego di prendere posto sul trono che ti abbiamo preparato, perché queste meravigliose creature che stanno arrivando sono splendide fanciulle che arrivano direttamente come principesse dal mondo delle fiabe. Fanfara! Per prima lei, la damigella Belle, è il principe bestia, ancora non del tutto trasformato. Segue la regina di tutte le principesse, Cenerentola, e il suo principe consorte. E ad illuminare la scena, la radiosa Aurora e il suo bel Filippo. Babbo, eccoti circondato da questa favolosa compagnia, ma ti chiediamo un piccolo tocco di magia, perché va completata l'opera. Ed ecco che sulla torre bianca forse una speranza prende corpo. Viene una trasformazione, vediamo di sì, ma in cosa? Pensierosa, a creare corpo, di ansia e speranza. Bravo, buono, un principe, sì, ma un principe bellissimo, tornato meravigliosamente giovane, pazzamente innamorato della sua damigella, nelle cui braccia, dopo l'inchino, si getta per perdersi nei suoi occhi. E così danzano l'uno nelle braccia dell'altro, per questo rinnovato amore. Ah, l'amore, l'amore che ci fa tanto sospirare, che muove, muove tante cose. E così smack, scocca il bacio. Ora però illumina la scena la radiosa Aurora, bella, addormentata, sì, nel bosco, ma poi svegliata a forza di baci dal principe Filippo, che combatté e vinse il drago per amore suo e spezzò la maledizione dell'arcolaio. Ora, su un tappeto di immaginarie nuvole fantastiche, danzano leggeri e leggiadri, mentre Babbo Natale dirige la musica e batte il tempo.
altro bacio fatale. Ma ora lei, la regina di tutte le principesse, la splendida Cenerentola, con il suo principe consorte, a quale vogliamo chiedere, ma a quale sorte? E il suo sorriso ci dice tutto. La sorte bellissima di un marito dopo 200 o 300 anni di matrimonio con Cenerentola, però il loro celebre valzer. Questo omaggio che hai ricevuto, lo sai che
abbiamo un altro appuntamento, è arrivato un po' all'improvviso, e allora corri, 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 mentre io, signore e signori, vi devo dire un po' di cose. Allora,